Pescara, tra le prime città in Italia nel campo del risparmio energetico, la prima comunità nata dalla stretta collaborazione tra il comune, i cittadini, le associazioni del terzo settore e le attività commerciali, verrà costituita formalmente entro la fine del mese ed entro l'estate è prevista la piena operatività. Un risultato ottenuto grazie al Movimento 5 Stelle che da 2 anni perora la causa e che ha preso parte al progetto con Pescara Energia. Abbiamo cominciato in regione già da qualche mese, con 7 tappe nelle principali città, della regione. Qui come gruppo consiliare qui a Pescara, sabato prossimo faremo un banchetto informativo in Corso Umberto, all'angolo con Piazza della Rinascita, nella quale spiegheremo ai cittadini i grandissimi vantaggi delle comunità energetiche e in più avremo qui in sede tutta una serie di incontri informativi sia con i cittadini che con gli stakeholder per divulgare al massimo quella che secondo noi è una possibilità che rivoluzionerà la vita dei cittadini. Il 17, il 18 e il 19 febbraio saranno i giorni dedicati al risparmio energetico. La campagna del Movimento 5 Stelle è promossa a livello nazionale, un modo per rendere partecipi quanti più cittadini possibili, oltre alle imprese che hanno già scelto di dotarsi di uno o più impianti condivisi per produzione e autoconsumo. Per la prima comunità energetica, il comune di Pescara metterà a disposizione alcuni impianti che verranno costruiti su 5 scuole per partire di Pescara. In realtà però la comunità energetica può essere fatta da qualsiasi cittadino, cioè sono un gruppo di persone che si mettono insieme, condividono un impianto e condividono i consumi di quell'impianto di produzione rinnovabile. In base all'energia che verrà consumata, i cittadini avranno un ristoro da parte dello Stato, e quindi avranno la possibilità di trasformare quello che è normalmente sempre un costo anche in una fonte di ristoro che gli permetterà di abbattere una parte delle bollette. Per far parte della comunità energetica bisognerà manifestare il proprio interesse sul sito cerpescara.it.